fa ingresso in sala il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Grazie. Per aprire questo nostro incontro do immediatamente la parola alla padrona di casa che rappresenta il Senato della Repubblica. Permettetemi di ricordare, lo dico io, lei dovrà dirlo, anche se è improprio protocollarmente, che la Presidente ha oggi un terremoto nei lavori parlamentari, capigruppo, una serie di altri appuntamenti e tuttavia ha ritenuto di venire, di onorare l'impegno con voi e con noi per questo appuntamento, la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera a tutti, cari senatori, autorità, signore e signori, consentitemi innanzitutto di salutare e ringraziare il Presidente Rutelli e gli autorevoli relatori di questo importante momento di riflessione su un tema tanto complesso e ancora poco dibattuto, quanto delicato e cruciale però per il futuro della nostra società. Futuro è infatti una parola chiave di questo confronto, un sottotesto che ci impone di interrogarci e ragionare in termini proattivi sui fenomeni con i quali dobbiamo misurarci oggi prima che i potenziali effetti negativi vadano a ricadere sulle generazioni a venire. Stiamo vivendo una fase storica nella quale le innovazioni tecnologiche e gli strumenti digitali pervadono sempre di più la nostra quotidianità, creando sotto vari punti di vista straordinarie opportunità, ma al contempo andando ad incidere profondamente anche sui comportamenti, sugli stili di vita, l'orientamento dei gusti, dei consumi, delle opinioni. Di fronte a questo scenario, se da un lato appare inevitabile chiedersi quanto ancora si possono estendere i loro ambiti di applicazione in campo scientifico, economico e sociale, dall'altro è più che mai necessario porsi il problema di quali siano invece le regole e i limiti che non si possono e non si dovrebbero valicare. Regole e limiti che afferiscono alla sfera etica, giuridica, politica. Internet resta certamente una delle invenzioni più importanti della storia contemporanea, uno strumento di incredibili potenzialità che ha consentito a miliardi di persone di accedere a contenuti e servizi che in passato non erano alla loro portata, di eliminare le distanze geografiche e costruire relazioni sociali ed economiche in ogni angolo del pianeta. Ma anche nella realtà virtuale, come nei luoghi fisici, si annidano minacce e pericoli di ogni sorta e l'utilizzo massiccio di strumenti digitali e oggetti connessi ha inevitabilmente amplificato i rischi di un uso sempre più distorto del mezzo. Oggi, ad esempio, nella cosiddetta era dei big data, ogni giorno viene prodotta e messa a disposizione della rete una mole gigantesca di informazioni, di video, di immagini, ma il combinato disposto
tra i macrosistemi di raccolta e archiviazione e dati e l'intelligenza artificiale fa sì che quegli stessi dati possano essere usati tanto per scopi leciti e innovativi, quanto per manipolare, modificare e distorcere la realtà. In quest'ultimo caso, l'impatto sociale delle alterazioni può essere di portata notevole se pensiamo che lo sviluppo tecnologico ha raggiunto livelli talmente avanzati da rendere, di fatto, accessibile a chiunque quelle applicazioni in grado di contraffare e alterare i dati che invece, fino a qualche anno fa, erano nella disponibilità soltanto delle grandi aziende del mondo tech. I deepfake, cui è dedicato appunto questo convegno, altro non sono se non il prodotto finale della contaminazione tra intelligenza artificiale e dati sensibili utilizzata a fini illeciti. Una nuova e assai temibile minaccia che nel prossimo futuro rischia di trasformare l'ecosistema digitale in un mondo nel quale riuscire a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso risulterà sempre più arduo. Manipolare al computer, partendo da semplici fotografie e video, i volti, la voce e i movimenti delle persone per creare narrazioni visive molto realistiche con un'aderenza totale delle parole al labiale, le possibili conseguenze di un uso illegittimo della tecnologia deepfake sono angosciose se pensiamo alla possibilità già in effetti sperimentata di creare falsi video in cui politici o personaggi pubblici fanno delle affermazioni in grado di cagionare conseguenze di un certo peso. Una tecnica di sofisticazione subdola che inganna anche i sensi, difficile da smascherare se non attraverso un'analisi accurata e in grado di trasformarsi in un'arma tanto pericolosa quanto estremamente efficace per generare notizie false che già oggi vengono diffuse in rete per influenzare gli utenti, distorcere i fatti e veicolare messaggi politici ben precisi, condizionando l'opinione pubblica. Gli stessi ricercatori americani, che a partire dal 2012 hanno iniziato a sviluppare questa tecnologia, hanno ammesso, del resto, che sebbene questo tipo di manipolazioni siano vecchie almeno quanto i media e quanto le bufale antesignane delle moderne fake news, i rischi aumentano in maniera esponenziale se applicati a uno strumento di comunicazione, un video appunto, che normalmente viene considerato una prova autorevole di pensieri e di intenti. Ciò significa infatti che nemmeno le immagini e i movimenti potranno più essere in grado di rappresentare una garanzia assoluta di veridicità. E in un ecosistema digitale già inquinato di suo dalle post-verità e dal proliferare delle fake news, la creazione di un video falso ma perfettamente credibile e la sua propagazione virale attraverso la connessione internet rischia di condurci dritti alla caduta dell'ultimo baluardo che ci separa dal collasso della realtà. Una prospettiva aberrante che, consentitemi la digressione, scardina lo stesso fondamento empirico secondo il quale le immagini non mentono e che nemmeno i grandi scrittori del Novecento come Orwell o Bradbury hanno saputo immaginare negli inquietanti scenari distopici descritti nei loro romanzi. L'uso della tecnica del deepfake per diffamare l'ex partner o per screditare l'avversario in politica o in affari, le possibili probabili applicazioni di questo fenomeno in campi criminali e in generale il suo potenziale criminogeno non mettono a rischio soltanto le identità reputazionali di persone, enti, imprese, ma minano la stessa tenuta dell'informazione digitale con possibili gravi conseguenze per i sistemi democratici. L'interrogativo che dobbiamo porci a questo punto è: come faranno
le piattaforme digitali a conservare autorevolezza e credibilità nell'epoca della disinformazione e della contraffazione delle notizie? E ancora, come verranno stabiliti i criteri per stabilire l'affidabilità di un contenuto? E cosa accadrà infine nel momento in cui chiunque, così come oggi già succede con le fake news testuali e le immagini fisse, potrà creare deepfake con estrema facilità e diffonderle in rete? Politica, cittadini, istituzioni e imprese non possono più prescindere dunque dal costruire, come argine a questa deriva, un insieme di regole stringenti che tutelino gli aspetti eticamente più sensibili, ma anche di esperire soluzioni di più ampio respiro che puntino a diffondere consapevolezza e informazione rispetto al problema. La normativa, così come già sta avvenendo negli Stati Uniti o in Francia, andrà rivista e dovrà certamente obbligare chi propaga deepfake a specificare che si tratti di video non autentici, così come lo strumento legislativo servirà a richiamare le company proprietarie dei social network affinché agiscano per proteggere la libertà di parola, non certo per limitarla, monitorando i contenuti che ledono i diritti, la democrazia o mettono a rischio l'incolumità dei cittadini. Una maggiore attenzione al problema da parte delle istituzioni potrà di sicuro garantire un'applicazione più efficace e più tempestiva delle leggi già esistenti, a partire da quelle che garantiscono i diritti umani, e incentivare una cooperazione internazionale che possa monitorare e affrontare il problema su scala globale, specialmente per ciò che riguarda le possibili ingerenze di fake news e deepfake su elezioni politiche e decisioni di rilevanza pubblica. Ma quello normativo, seppur importante, non è di per sé uno strumento sufficiente. Se le persone, se l'utente medio del web non è più in grado di distinguere i video veri da quelli falsi e di riconoscere una menzogna veicolata come una notizia fondata, la soluzione al problema non può risiedere unicamente nelle contromisure legislative, ma necessita anche di interventi paralleli sul fronte dell'informazione e sul fronte della formazione. Occorre dunque lavorare sulla alfabetizzazione informatica, sulla scelta, sulla comparazione e sull'autorevolezza delle fonti e promuovere un uso responsabile e consapevole del web, soprattutto tra i ragazzi. Così come al contempo bisogna rafforzare il ruolo dei professionisti dell'informazione, ridare valore alla funzione di mediazione culturale che è propria dei giornalisti, i quali, facendo leva sulla loro professionalità e sulle loro competenze, oggi, ancora più che in passato, possono fungere da sentinella della verità sui fatti e dare ai lettori la certezza di poter offrire un contenuto reale, credibile, imparziale, verificato. L'obiettivo ultimo deve essere quello di costruire una nuova cultura digitale, facendo di Internet una fonte di saperi, una fonte di verità oggettive e comprovate, una fonte di conoscenze autentiche. Anche su questo versante il Senato farà la sua parte. Auspico che questo confronto sia solo il primo passo di un percorso condiviso con i protagonisti del mondo dell'informazione e della comunicazione per approdare ad un piano di misure concrete, sia di contrasto che di prevenzione dei rischi legati alla propagazione della falsità nell'ecosistema digitale. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti.
Presidente, grazie. Se posso dire fuori dalle previsioni di quel che avrei voluto dire iniziando, lei è la prima Presidente del Senato donna ed è anche la prima Presidente del Senato che non è espressione di una maggioranza politica. Come tale ha due difficoltà, non lo si deve negare, qualche gradino in più da percorrere per le donne nella vita pubblica e istituzionale, e qualche criticità in più di fronte ad un Parlamento inquieto come è in questa legislatura. Devo dire che il suo intervento introduttivo su un tema totalmente nuovo ci conforta e conferma che lei è, come ricordavamo poco fa salutandoci all'ingresso, il Presidente del Senato della Repubblica, cioè la seconda carica dello Stato, ed esercita con grande appropriatezza, competenza e saggezza la sua funzione. Vorrei ringraziarla molto per questo. Introdurrò brevemente i nostri lavori e sapendo che ci sono degli addetti ai lavori anche molto autorevoli e preparati, ma anche giovani persone che sono venute qui per capirne di più. Deepfake è certamente una modalità di contraffazione sofisticata e, ai noi, sempre più facile da realizzare e che sarà sempre più facile da realizzare. Nel corso dei lavori, non so, lei dovrà andare via, mi augurerei che la Presidente del Senato possa vedere alcuni dei filmati, perché alcuni di questi filmati sono veramente eloquenti, parlano da soli e ci fanno capire questo livello di sofisticazione cui non l'inganno, ma la trasfigurazione del pensiero e dell'espressione delle persone possa manifestarsi. I media e la stampa mondiale, nelle ultime settimane abbiamo letto inchieste e articoli su tutta la stampa del mondo, dall'Economist al New York Times, dalle Monde alla stampa spagnola, tedesca. Tutta la stampa più autorevole si sta occupando del tema dei deepfake e ovviamente questo va molto anche nel web. I temi cruciali che saranno affrontati i nostri relatori, che vorrei presentare perché sono delle personalità molto rappresentative proprio dei temi che lei ha sollevato, Presidente, sono dalla mia sinistra Manuela Cacciamani, che è una giovane imprenditrice, cioè lei in teoria li può fare, perché guida un'azienda che si occupa di realtà virtuale, di produzioni visuali avanzate, quindi è in grado di realizzare, e ne ha realizzato uno. E stasera noi vedremo un oggetto molto singolare che la sua impresa ha creato per questo evento. Francesco Posteraro è il commissario dell'AGCOM e quindi rappresenta il regolatore. Ovviamente il regolatore ha bisogno del legislatore innanzitutto, e quindi saluto quei senatori che prenderanno la parola e che interverranno liberamente dopo queste relazioni tutte contenute, in maniera da dire cosa pensano di fare e cosa, se hanno già maturato una valutazione, sicuramente sarà arricchita da questo dibattito. Il coordinatore è un giornalista che opera sul web, molto competente, Alessio Iacona, lo ringrazio molto. Accanto a lui, seppure in abiti civili, c'è il capo della Polizia Postale, Nunzia Ciardi, una donna di primissimo livello, di straordinaria competenza. Anche lei è un enforcer, deve applicare la legge e ci dirà se le leggi bastano o no per fare il suo mestiere di tutelare le persone, la propria identità e la propria stessa immagine in un tempo in cui la sfida è veramente impegnativa. Infine Francesco Giorgino, lo vedete come un volto noto da televisione, ma è certamente colui che conduce senz'altro il primo organo di informazione italiano, il TG1, e è però allo stesso tempo persona impegnata all'interno dell'azienda, dove è stato incaricato di seguire questi temi critici, ed è anche un docente alla LUIS di queste tematiche. Quindi sarà un panel molto interessante di opinioni diverse e di valutazioni, credo, di primissima mano. La mia introduzione si deve limitare a segnalare che certamente la politica è
sotto minaccia, perché è possibile mettere in circolo, in un momento cruciale di una campagna elettorale in qualunque paese del mondo, un video di un candidato che dica il contrario di quello che pensa o che dica qualcosa che è completamente negativo, che non ha mai pronunciato, elaborato dagli algoritmi, è completamente negativo per la sua campagna elettorale. Si fa in tempo a correggerlo? Ma se questo magari avviene nelle ultime 48 ore di una campagna elettorale, diventa virale, potrebbe essere imparabile. Però se noi vogliamo pensare al business per distruggere, lei ha citato correttamente questa parola, la reputazione di un'azienda, si può mettere in bocca al manager di questa azienda, soprattutto se opera a livello internazionale, qualcosa di assolutamente sconveniente o controproducente per il pubblico che deve avvicinare. O se vogliamo stare a qualcosa che ovviamente potrebbe apparire triviale, ma non lo è, all'aspetto pornografico, ci rendiamo conto dell'impatto. Sappiamo che la stragrande maggioranza di deepfake oggi sono di questa natura, ma il punto drammatico qual è? Sì, se si tratta di una diva o di un divo, magari ha degli strumenti per difendersi, è una tragedia, ma ha qualche strumento in più per difendersi. Ma pensiamo al vicinato. Io vivo in un piccolo centro e si fa circolare clandestinamente un video che ritrae una persona mentre compie dei gesti orrendi, partecipa a delle circostanze orrende, cui non ha mai partecipato, hai voglia a sminare quella diffamazione profonda che riguarda una persona e può accompagnarla per tutta la vita. Quindi stiamo parlando di una realtà straordinariamente incidente e significativa. Io appartengo ad una generazione per cui il motto, l'abbiamo citato in un precedente incontro tenuto all'Anica, era vedere per credere. Oggi vedere non è la garanzia di poter credere, anzi bisogna armarsi di una cautela molto molto maggiore. Noi abbiamo creato, Presidente e illustri ospiti e partecipanti, noi abbiamo creato con questo festival della visione di Videocittà tanti appuntamenti in cui ci siamo occupati delle nuove frontiere della tecnologia e della espressione creativa visuale, dall'arte, videoarte, al videomapping. Attorno qui al Senato l'avrete visto, al Pantheon, a Piazza della Minerva, a Sant'Agostino, sulle facciate trasformate con questa tecnica digitale ed artistica ad un tempo, i cortometraggi, gli youtuber, abbiamo messo in campo la realtà virtuale, tutte le novità della tecnologia legate alle nuove espressioni della visione. Le immagini in movimento. Però abbiamo voluto affrontare anche gli aspetti controversi. Non tutto ciò che è immagini in movimento e innovazione porta con sé dei benefici, può portare qualcosa a cui dobbiamo guardare con straordinaria cura ed attenzione. Quindi oggi voi vedrete immagini molto significative, ascolterete interventi estremamente qualificanti. Sappiamo che occorrono norme e regole. La Presidente Casellati ha detto ci vogliono sentinelle della verità. Sentinelle la verità, mi pare un'ottima sintesi. La grande difficoltà è che di solito la sentinella sta su un confine e qua il confine si sposta ogni giorno e si trasferisce virtualmente e realmente, e dunque sono cruciali gli aspetti, come lei ha detto, di informazione, di formazione, di sviluppo dello spirito critico ed anche allo stesso tempo delle norme incisive ed efficaci. Noi ci aspettiamo che i legislatori che oggi ascoltano e partecipano possano contribuire nei mesi prossimi a dare al nostro Paese delle regole che tengano questa frontiera il più possibile lontano dalla vita reale, tanto da poterla manipolare se non distruggere, ed è per questo che ringrazio tutti voi. Allora, come Francesco Rutelli ha annunciato, io condurrò questo breve incontro e come conduttore mi trovo a dover sovvertire fin da subito l'ordine che ci eravamo dato della scaletta per approfittare della presenza del Presidente e mostrarle direttamente il video che è il culmine del percorso di immagini che avevamo immaginato per questo racconto. Quindi io chiederei alla regia di mandare direttamente il prodotto finale
del lavoro dello studio di Emanuela Cacciamani, a cui si è prestato uno dei nostri ospiti, che vi dimostra che cosa si può fare con questo genere di tecnologia. Buonasera del TG1, apriamo questa edizione con una notizia che circolava già da giorni nei corridoi della politica e che da oggi è pubblica. È stata approvata con delibera del Senato della Repubblica la riforma monetaria italiana. Da domani si torna alla lira. Il servizio d'apertura. È in realtà la delibera che restituirà la sovranità monetaria alla nostra patria. Il no alla valuta unica europea mai come ora mette a repentaglio la tenuta dell'intero sistema finanziario che da quasi... Allora, avete visto un esempio di quello che si può fare con questa tecnologia. Intanto ringrazio ancora Francesco Giorgino, a cui parleremo dopo di temi più ampi, anche di questo, di essersi prestato. Approfitto, visto che abbiamo sovvertito un attimo l'ordine delle cose, per dare subito la parola a Manuela e chiederle che tipo di sforzo tecnologico ha dovuto fare per produrre un video di questo genere. Deve andare, Presidente. Allora, ringrazio molto il Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati per essere stati con noi, per ospitarci qui, e vi invito a salutarla con me. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie per essere stata con noi comunque, grazie. Do un attimo il tempo alla delegazione di uscire. Due microfoni insieme, no? Sì, lo so. Allora, buonasera a tutti, grazie al Presidente Rutelli, Alessio, e soprattutto grazie a Francesco Giorgino che si è prestato in queste settimane per collaborare con noi. Abbiamo raccolto la sfida di fare un deepfake. Noi avremmo tutte le competenze in casa, ma non avevamo mai pensato di produrre un deepfake per ovvi motivi, quindi, come dire, abbiamo aperto un po' un laboratorio, abbiamo iniziato, e per poterlo fare abbiamo dovuto mettere insieme competenze diverse, perché di fatto un deepfake si realizza grazie al sistema, alla tecnica dell'intelligenza artificiale, però in questo caso voi avete visto una combinazione di tecniche, cioè una parte di produzione video, di post-produzione e di conseguenza anche di intelligenza artificiale. Il tempo per realizzare questo prodotto è un fattore importante, infatti volevo cogliere l'occasione perché noi abbiamo già fatto una presentazione più o meno 20 giorni fa, un mese fa, di un primo deepfake che abbiamo realizzato in 4 giorni, e ci tenevo a far vedere la differenza rispetto a quello che avete visto oggi, che indubbiamente ancora necessita di essere perfezionato, però vi dicevo, anche qui il tema sta anche nell'esperienza, però ci siamo andati... soprattutto sui capelli, e ammetto che Francesco ha dei capelli migliori. Di fatto, per poterlo completare avremmo dovuto tecnicamente con i VFX ricostruire capello per capello, e avremmo avuto bisogno di un altro mese, però insomma ci terrei a farvi vedere quello che abbiamo presentato un mese fa, perché la differenza è notevole dal punto di vista del risultato. E questo non lo... Alzerei un attimo l'audio anche se... Buonasera del TG1, apriamo questa edizione con una notizia che circolava già da giorni nei corridoi della politica e che da oggi è pubblica. È stata approvata con delibera del Senato della Repubblica la riforma monetaria italiana. Da domani si torna alla lira. Il servizio d'apertura. Ecco, considerando che avete avuto 4 giorni a disposizione, era un lavoro niente male. Tutto sì, sono già stupita che ancora Francesco ci parli dopo questo video, però insomma... Ha tenuto botta molto bene. Ha tenuto botta, sì. Ci abbiamo lavorato 4 giorni, abbiamo dovuto chiaramente chiedere velocemente a Francesco l'autorizzazione, reperire su web il materiale, insomma, però abbiamo fatto esattamente quello che una persona fortemente motivata potrebbe fare al fine di produrre un deepfake. Grazie Manuela. Allora, riprendiamo un attimo le fila del discorso così come l'avevamo immaginato, per portarvi dentro l'argomento e poi a confronto con i nostri ospiti. È stato già detto moltissimo per inquadrare qual è la natura di questo problema e come può influenzare le nostre vite nel momento in cui non possiamo più credere a ciò che vediamo, e comunque distinguere il vero dal falso in immagini in movimento diventa complesso. Allora,
Il mio compito in questo caso, oltre che intervistare e conversare con i nostri ospiti, è quello di mostrarvi alcune cose per farvi capire di che cosa si tratta e come funziona questa tecnologia. Io manderei direttamente il secondo video, non il primo, perché è, diciamo così, ci aiuta a capire un pochino meglio. Ed è un video tratto da un film molto famoso che è Matrix, non a caso. Questa è la scena di allenamento e di preparazione di Neo, che per la prima volta fa Kung Fu con il suo maestro Morpheus in questo caso. E vedete che l'attore è Keanu Reeves. È lui e si riconosce molto bene. Ora, che cosa succederebbe? E come sarebbe se al posto suo mettessimo un'icona del Kung Fu, cioè Bruce Lee? Qualcuno l'ha fatto. Ha sovrapposto la sua faccia a quella di Keanu Reeves e lo ha fatto, come vedete, in maniera assolutamente liscia, trasparente. Sembra veramente che lui sia lì. Ho lasciato qualche fotogramma in più per mostrarvi come la macchina che ha fatto questo, in un certo tempo ovviamente, riesce comunque a seguire l'attore anche quando questo si muove per la stanza, senza perdere mai di credibilità, di veridicità. Questa scena finisce qui, ma andiamo oltre, perché non mettere un altro attore ancora molto diverso da Keanu Reeves, perché tutto sommato c'è qualche somiglianza tra Keanu Reeves e Bruce Lee. E allora Will Smith. È stato fatto anche questo, nella scena finale di Matrix, un'altra persona che usa queste tecnologie ha sovrapposto perfettamente il volto di Will Smith, che come vedete recupera tutte le espressioni di Keanu Reeves in quella situazione, e lo ha fatto in maniera perfettamente efficiente e credibile. Anche forse qui facilitato dal fatto che il fondale su cui avviene la scena è un fondale che a sua volta è manipolato tecnologicamente, quindi è più difficile notare le cose che accadono e gli errori eventualmente. Adesso vi faccio vedere ancora un altro video, sempre molto rapidamente per non togliere troppo tempo ai nostri ospiti, che è il terzo, che è quello di Freddie Mercury. Allora, qualcuno di voi avrà visto il film dedicato alla storia dei Queen. Quello che vedete è Rami Malek, a cui l'utente CTRL Shift Face sovrappone la faccia di Freddie Mercury. E quindi a un certo punto noi vediamo Malek che si muove, che cambia espressione, e a destra Malek che diventa Mercury, che cambia espressione allo stesso modo, perché la faccia che gli viene sovrapposta non è solo appoggiata, segue ogni suo aspetto. Questa scena serve per mostrarvi come la macchina impara, perché parliamo di machine learning, cioè di macchine che apprendono, studiando tutte le immagini disponibili online di Mercury e di Malek, poi separa due layer, due sovrapposizioni diverse, due livelli, e sovrappone la faccia di Mercury a quella di Malek. E il risultato è questo. In qualsiasi momento l'autore del video può cambiare le facce e sovrapporle, eccolo di nuovo. Ed è credibile. L'attore recita se stesso, ma interpreta un'altra persona. E questo poi, tra l'altro, c'è anche del metacinema dentro, visto che lo ha imitato in un film che ha avuto grande successo. Si vede chiarissimamente da qui qual è la potenza di questo strumento. Ora, sulla carta il deepfake fa paura, vederlo però è un'altra cosa. Come diceva prima Manuela Cacciamani, siamo ancora in una fase, fortunatamente, che richiede delle competenze specifiche, richiede degli strumenti, computer potenti, richiede l'accesso a un database piuttosto ricco di informazioni, informazioni che poi sono altro che foto, immagini in movimento della persona che dobbiamo manipolare. È anche vero però che queste immagini sono disponibili online, ci sono enormi librerie fatte da persone che collaborativamente hanno usato la rete per fare quello che si può fare attraverso la rete, si sono messi insieme e hanno raccolto milioni di immagini, per esempio di attrici famose, di personaggi che sono naturalmente esposti al pubblico e che quindi sono documentati nell'era della fotografia digitale continuamente, e le mettono a disposizione di chi può scaricare dei software che comunque sono gratuiti e ha le competenze per farli funzionare. Oggi queste competenze le hanno in pochi, ma come Emanuela Cacciamani può testimoniare, ci si può rivolgere a un professionista e chiedere di fare una cosa del genere, e qualcuno lo fa anche in maniera illegale. Ci sono già stati degli episodi che fanno riflettere, sono state pubblicate e poi ritirate delle app che quindi democratizzano questa tecnologia mettendola a disposizione di tutti e che consentono, per esempio ce n'era una che consentiva di sovrapporre la propria faccia a quella di un attore in alcune sequenze di film famosi, per esempio Titanic. Allora, come spesso succede per queste tecnologie, sky is the limit, cioè il cielo è il limite, qualsiasi cosa si può fare, basta avere un po' di fantasia e in questo caso direi anche voglia di nuocere, se proprio vogliamo essere sinceri.
E allora, e a proposito di nuocere, abbiamo definito dal punto di vista sia sociale che politico il fenomeno, abbiamo parlato di una tecnologia, vi abbiamo mostrato quello che siamo stati in grado di fare noi e abbiamo fatto vedere quello che fanno già altri. La rete è piena di questi video. Quello che è stato detto all'inizio, io all'inizio lo devo ribadire, sono stati contati 15.000, di questi il 97% erano video porno. Non video porno qualsiasi, video dove attrici porno vere avevano il volto, sul volto sovrapposta la faccia di un'attrice famosa, quindi fatti per soddisfare delle fantasie, no? Un domani questa tecnologia potrebbe essere alla portata di tutti. Comunque è già qui ed è già una minaccia con la quale noi ci dobbiamo confrontare, è corretto? Allora io le avvicino il microfono, le chiedo di accenderlo e approfitto di avere qualcuno che con la competenza del direttore Ciardi ogni giorno deve fronteggiare una nuova minaccia digitale alle nostre vite che sono contemporaneamente digitali e analogiche, ormai non c'è più soluzione di continuità. Innanzitutto come vede questa minaccia e come vi state preparando ad affrontarla? Allora, sicuramente è una minaccia particolarmente grave. Lei ha toccato un punto dolente quando ha detto ogni giorno vi dovete confrontare con nuove minacce. Questa è una delle difficoltà maggiori di chi fa contrasto al cybercrime. Noi siamo quella parte di Polizia di Stato che è dedicata al contrasto e alla prevenzione del cybercrime. E una delle principali difficoltà è trovarsi continuamente di fronte a fenomeni che esplodono, non che nascono, ma che esplodono. Nel giro di voi pensate che questo fenomeno dei deepfake dal 2018 al 2019 è aumentato del 75%. Quindi noi ci confrontiamo con percentuali di questo tipo. Il crimine economico da un anno a un altro noi abbiamo avuto un aumento di denuncia del 325%, cioè i fenomeni esplodono sulla rete, quindi la difficoltà maggiore è quella di abituarsi continuamente a un'evoluzione, ad essere sempre più duttili per contrastare nuove forme. I fenomeni ora esplodono, ma i mezzi restano gli stessi. I mezzi sono molto più, come dire, meno rapidi ad esplodere, diciamo, che avanzano con una certa difficoltà. Però, insomma, noi facciamo il massimo per contrastare e per seguire questi fenomeni. Ora, che questa del deepfake sia una minaccia particolarmente insidiosa, lo si vede di primo acchito, cioè è evidente che si presta a un inquinamento della realtà talmente potente da poter essere teoricamente applicabile a qualunque aspetto della nostra vita. Ora, come è stato correttamente detto, attualmente su 15.000 filmati che stanno filmati fatti bene, credibili, che girano in rete, oltre il 95-96% per la precisione riguarda filmati pornografici di attrici per le quali, non a caso, perché le attrici hanno un numero di foto in rete particolarmente elevato e quindi l'algoritmo, che per funzionare bene si deve nutrire di queste foto, deve, come dire, processare migliaia di foto per essere sempre più credibile, chiaramente è facilitato da questi archivi presenti online e quindi crea questi filmati pornografici. Non che il fenomeno non sia drammatico e grave già solo per questo. Come è stato correttamente detto prima, cioè voi pensate, la grande attrice al limite ha anche qualche strumento in più per difendersi, ma pensate a revenge porn, quella forma di vendetta sessuale che vede il partner che vuole vendicarsi gettare in rete in maniera ignobile delle foto che ci si è scambiati in momenti di intimità. Ecco, almeno lì ci si era scambiati le foto. Pensate a una donna che si trova con un filmato magari costruito in questo modo e lanciato in rete, viralizzato magari attraverso le app di messaggistica. È una cosa che non si recupera più, gravissima, per cui è molto difficile ed è una minaccia che può, ripeto, teoricamente essere applicata. Pensate al settore economico, un amministratore delegato che dà un ordine di pagamento con un filmato del genere, con una videochiamata di questo tipo. Quindi sono, come dire, forme che si prestano a reati gravissimi e che vanno assolutamente contrastati. Attualmente in Italia noi applichiamo delle norme che nascono per altri fenomeni, cioè rispetto a un filmato di questo tipo noi possiamo parlare di diffamazione,
di trattamento illecito dei dati, al limite forzando un po' la norma di sostituzione di persona, ma non c'è una norma specifica che disciplini un'ipotesi così grave. E io dico una cosa, se i fenomeni di per loro sono come il cyberbullismo, mi dicono vabbè ma il bullismo è sempre esistito, ma la rete dà una nuova sostanza ai fenomeni. Quando il fenomeno è circoscritto, se un filmato di satira prima veniva visto solo in televisione, non poteva girare ulteriormente, aveva una sua valenza e una sua sostanza. Se un ragazzo insultato in rete, insultato da un bullo, veniva insultato in classe, era un episodio. Aveva un ambito circoscritto, episodico. Non era meno drammatico, però il ragazzo tornando a casa aveva una tregua. Con la rete non si ha più tregua, si è braccati 24 ore su 24. La espansione, quel meccanismo di rimbalzo micidiale che c'è in rete, di messaggio in messaggio, rende micidiale l'offesa e quindi cambia il fenomeno, la sostanza dei fenomeni. Per cui questa è una minaccia sicuramente gravissima che va affrontata con strumenti adeguati. Del resto, come è stato detto, ci sono stati che hanno già affrontato la questione. In Cina addirittura è stata definita una minaccia che può sovvertire l'ordine, la sicurezza pubblica e l'ordine nazionale, per cui è stato vietato. La Cina è un paese... Prego. Non so se ho approfondito bene la legge, però loro hanno promulgato subito una legge che in realtà obbliga non tanto a non farne quanto a segnalare puntualmente che si tratta di un filmato contraffatto. Però c'è un dato importante che rende responsabili anche le piattaforme, cioè non soltanto l'autore ma anche la piattaforma che non avvisa che si tratti di un video contraffatto è responsabile. Ma anche in California si è legiferato in questo senso, soprattutto nei periodi immediatamente antecedenti e post-elezioni, i video di questo genere contraffatti su politici vengono puniti normativamente. Quindi ci sono stati che hanno affrontato. Ora, io comunque credo che in questo campo, in generale, su tutto il verosimile che viene spacciato sulla rete e che vero non è, le norme sono importanti, ma ancora più importante è la diffusione di una cultura, di diffondere gli anticorpi, certo, di uno spirito critico che ci consenta di guardare con occhi diversi e non dare per scontato tutto quello che troviamo sulla rete. Però vorrei anche concludere con un segnale di speranza, non soltanto perché questi sono fenomeni drammatici. Io vedo che c'è una voglia di vero, di realtà, di superare queste forme che ci inquietano della rete, che rendono difficile distinguere il vero dal falso, la notizia vera dalla fake news, il filmato vero da quello falso. Per esempio, da poco è nato un nuovo social, di cui non farò il nome perché non posso fare pubblicità, però mi è parso un segnale importante, sì, un nuovo social dove vengono pubblicate soltanto notizie verificate. Vero. E ha avuto una crescita nel giro di un mese e mezzo esponenziale, già è arrivata a migliaia di iscritti. Questo per me è stato un segnale confortante perché significa che una voglia di arrivare invece alla sostanza del problema c'è. C'è la voglia di abbeverarsi a qualcosa di autentico. Tra l'altro non è un caso che l'iniziativa venga da qualcuno che già ha le mani in pasta in una delle più grandi operazioni culturali, esatto, del web. No? Esatto, ecco, sì. Quindi ci riferiamo a Wikipedia. Quindi insomma che ci siano iniziative che vadano in senso inverso mi sembra molto confortante. Comunque problemi come questo non c'è dubbio che vadano affrontati anche normativamente, come è stato fatto con revenge porn, perché sono decisamente, possono diventare destabilizzanti per un sistema. Beh, io un applauso lo farei. Devo innanzitutto dire che è confortante sapere che alla guida dell'istituzione principale che si occupa di combattere questi fenomeni ci sia una persona che sia così preparata e così addentro alla materia. Poi dopo magari troveremo anche un modo per approfondire con l'avvocato Posteraro un aspetto interessante che secondo me va a montare su questo. Quando si parla di fake news si entra in un territorio che è fumoso, che va definito, i cui contorni ancora non sono ben chiari. Quando si parla di deepfake non si hanno dubbi,
la manipolazione tecnologica delle immagini per creare un falso e l'uso illecito di quel falso è una cosa su cui si può andare a incidere in una maniera molto precisa senza tema di sbagliare, l'unica cosa è identificarli e riconoscerli, ma questo ci arriviamo con calma. Io allora a questo punto, a proposito di distinguere il vero dal falso, vorrei passare un attimo la parola a Francesco Giorgino e confrontarmi con lui su un aspetto che come giornalisti ci riguarda molto da vicino. Abbiamo parlato dell'impatto sulla società, abbiamo parlato delle singole persone, abbiamo parlato di persone in vista. Ma la verità è che una delle domande che dobbiamo fare è che cosa succede quando una tecnologia come questa si infrange contro un sistema informativo, come quello attuale tra l'altro, che comunque già soffre in qualche modo. Allora, grazie, la domanda è molto stimolante, un po' mutuando i concetti che sono stati espressi fino a questo momento, a partire dal significativo intervento del Presidente del Senato e anche delle parole molto interessanti che ha pronunciato il Presidente Rutelli, io comincerei con una domanda, che è una domanda, è un classico della filosofia del diritto. È la legge che crea il costume o il costume che crea la legge? Cioè, noi a questo punto dobbiamo normare qualcosa che si è già sedimentato o si è sedimentato perché non c'è stata sufficiente normazione? È un grande tema etico questo, perché io personalmente mi iscrivo all'interno di quegli studiosi, di quegli operatori dell'informazione che vogliono continuare a sperare che si possano diffondere comportamenti etici indipendentemente dalla disponibilità a ipernormare la società e le relazioni sia a livello micro che a livello macro. E quindi rispondo alla domanda, alla tua domanda, ma anche alla domanda molto significativa che è il titolo di questo convegno: come affrontare la minaccia del deepfake in Italia? Anzitutto attraverso uno straordinario intervento che rileva dal punto di vista culturale. E la cultura alla quale dobbiamo fare riferimento è la cultura digitale, che, sia ben chiaro, non è la semplice acquisizione di skills sotto il profilo della maggiore e migliore utilizzabilità degli strumenti, perché non c'è dubbio che il tema non è il mezzo in quanto tale, perché può essere neutro, quindi né positivo né negativo, ma il modo in cui il mezzo viene utilizzato e la finalità per il quale il mezzo viene utilizzato. Allora, molto rapidamente, perché so che abbiamo tempi ristretti, vorrei anzitutto partire da una microanalisi del contesto. È evidente che stiamo parlando di un fenomeno che ha avuto la possibilità di registrare un fattore di accelerazione, perché viviamo all'interno di un modello di società, la cosiddetta società postmoderna, che si connota per un tasso elevatissimo di disintermediazione. Lo dice con molta chiarezza Manuel Castells quando dice, utilizzando un neologismo efficace, siamo nell'era della mass self-communication, cioè di una comunicazione di massa che preserva la sua natura di comunicazione di massa, ma che presuppone ormai la fruizione individualizzata. E nella fruizione individualizzata il significato e anche la possibile, il possibile uso del mezzo naturalmente risente di quello che è l'approccio del singolo. Due, viviamo, sempre per fare un'analisi di contesto, viviamo all'interno di un sistema integrato. Io mi occupo specificatamente di questo in LUIS, l'intreccio ormai sistemico esistente tra marketing, informazione e comunicazione. Io vi devo dire, da ortodosso difensore del sistema dell'informazione, faccio fatica ormai a capire ciò che è frutto di processi di informazione, quindi routine burocratiche produttive, rispetto di competenze tecniche, competenze tematiche, competenze deontologiche, e ciò che è frutto invece di strategie di comunicazione, se non di marketing politico e istituzionale. Questo agevola evidentemente la confusione proprio relativamente alla fruizione di determinati tipi di contenuti o al ricorso a determinati tipi di strategie. Eppure una convergenza propria del nostro tempo. Infatti parliamo di mix, certo. Marketing Information Communication System, proprio per fare riferimento a questo intreccio ormai sistemico. E altro elemento molto importante è quello che viviamo nell'era del cosiddetto content continuum. Vi do soltanto un dato. Ogni minuto nel mondo inviamo 156 milioni di mail e guardiamo 4,1 milioni di video su YouTube. È evidente che in un ecosistema di questa natura è molto facile, è persino probabile che esistano dei soggetti che vengano sollecitati a muoversi lungo il tema, il percorso, il tragitto, la traiettoria della manipolazione. Che cosa vuol dire content continuum? Ricorro
ad una letteratura sociologica molto efficace, poco conosciuta, ma secondo me assai lungimirante, quella di François Lyotard, che in Condition postmoderne aveva capito che il XXI secolo non sarebbe stato il secolo della resistenza, delle ideologie, insomma delle grandi narrazioni, delle mappe concettuali in grado di orientarci nella comportamentalità individuale e collettiva, ma sarebbe stato il secolo delle micronarrazioni individuali. Cosa vuol dire società in cui prevale la micronarrazione, la narrazione del singolo? Vuol dire che il concetto di verità assume un significato completamente diverso, perché non esiste la verità al singolare, esistono le verità, cioè tutte quelle forme di narrazione che il singolo riesce a proporre all'interno della sfera pubblica mediata. Ed è per questo che, devo essere sincero, più che la polarizzazione verità-falsità, che certamente è una polarizzazione mainstream dentro la quale evidentemente riconoscersi, mi interessa, mi stimola e mi preoccupa al tempo stesso la polarizzazione verità-verosimiglianza, che è ancora più insidiosa, perché un contenuto fake prima o poi viene presentato e smascherato come tale, cioè un contenuto chiaramente falso. Perché abbiamo gli strumenti, questo è il lato positivo dello sviluppo di tecnologie orizzontali, inclini alla valorizzazione dell'elemento della prosumerizzazione, cioè prosumer, producer and consumer al tempo stesso. Il problema è per i contenuti verosimili, cioè quei contenuti che contengono degli elementi fattuali che non sono visibili a tutti, che non sono visibili ad occhio nudo. E allora qui andiamo al grande tema, il tema dell'investimento culturale. Prima è stato ricordato da Francesco Rutelli la delega che io ho a sedere al tavolo dell'AGCOM per conto di RAI relativamente a tutta una serie di questioni. Ecco, io ho portato in quel contesto questo tipo di contributo. Certamente serve una iperresponsabilizzazione degli emittenti, quindi di tutti coloro che sono implicati nella creazione di contenuti che possono essere a rischio di falsità o di verosimiglianza. Però non trascuriamo la necessità di coinvolgere in questa battaglia culturale il pubblico. Spostare l'attenzione sul pubblico, perché è chiaro che c'è una responsabilità evidente da parte di chi produce questi processi di falsità, questi processi di contaminazione tra la sfera del vero e la sfera del verosimile, ma c'è anche tanta gente che, prestando credito a questi contenuti e condividendo questi contenuti sul web 2.0, contribuisce ad attivare processi di viralizzazione. Allora, la risposta ce l'ha da Kahneman, premio Nobel per l'economia, psicologo, ci dice: attenzione che il cervello umano reagisce agli stimoli di conoscenza esterni in due modi, o ricorrendo a un approccio sistemico ad alto impegno cognitivo, o ricorrendo a un approccio euristico a basso impegno cognitivo, che presuppone una scarsa disponibilità alla elaborazione delle informazioni. Per elaborare le informazioni, per elaborare gli stimoli che ci arrivano dall'esterno, abbiamo bisogno di assumere una postura culturale completamente diversa rispetto a questo content continuum che caratterizza il nostro tempo. Concludo facendo riferimento ad alcune date che sono emblematiche, perché guardate, le date, le etichette, i programmi non sono fatti solo per implementare la brand awareness delle istituzioni che le producono, ma perché evidentemente segnalano una tendenza. 2013, il World Economic Forum ha inserito la disinformazione tra i rischi globali del pianeta. 2016, l'Oxford Dictionary ha stabilito che la keyword dovesse essere post-truth, cioè post-verità. 2017, e guardate la differenza che è molto significativo, il Consiglio d'Europa elabora un rapporto intitolato Information Disorder. In questo rapporto si prevedono due dimensioni. La prima è quella della disinformation, cioè volontà di costruire notizie false per orientare comportamenti collettivi dopo aver modificato le opinioni individuali. Quindi una forma di distorsione volontaria della realtà. È molto preoccupante la misinformation, ovvero diffusione involontaria di notizie false che si propagano in modo virale. Lì dobbiamo andare ad intervenire. Certamente servono delle leggi, io guardo naturalmente il tema dal mio punto di vista, ma serve, come diceva anche prima Rutelli e la Presidente Casellati,
uno straordinario piano di formazione, perché noi dobbiamo mettere soprattutto i soggetti che sono molto disinvolti, molto a loro agio, quindi i più giovani, all'interno dell'ecosistema digitale, nella condizione di avvedersi dei rischi, quindi di sviluppare consapevolezza. Piano di formazione che comunque chiama in causa l'altra anima che tu hai, che è quella del servizio pubblico. No? Ecco, allora, e qui io ti rispondo rapidamente perché naturalmente il contratto di servizio è stato stipulato l'anno scorso, contratto di servizio 2018-2022, alla lettera E, visto che siamo in una sede che produce normazione, punto 3 dell'articolo 25 intitolato obblighi specifici, nell'ambito del capitolo 2 che si intitola obblighi specifici per l'attuazione della missione di servizio pubblico, c'è scritto tra l'altro, tra le altre cose, che la RAI è tenuta ad attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione del fenomeno delle fake news. In che modo? In due modi soprattutto: istituzione di un osservatorio interno permanente e due, sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica. Il tema è quello della media education, della media education che oggi non è più soltanto mass media education, ma è anche personal media education. Educare ai media ed educare con i media. Educare con i media presuppone un investimento molto forte in ordine alla responsabilità che gli operatori hanno nella creazione dei contenuti. Educare ai media significa mettere i soggetti anche in età evolutiva, per cui persino i soggetti in età evolutiva prima infanzia, nella condizione di essere socializzati non solo alle tecnologie, ma alla consapevolezza che segue all'uso di quelle tecnologie. Insomma, il tema è quello che con grande lungimiranza aveva immaginato Max Weber quando aveva distinto tra l'etica delle convinzioni e l'etica della responsabilità. L'etica della responsabilità c'è quando ciascuno si fa carico delle conseguenze del proprio agire sugli altri. Grazie a Francesco Giorgino. Allora, dopo questo intervento che ha fissato alcuni paletti molto precisi riguardo il ruolo, i rischi, le responsabilità dell'informazione, abbiamo quasi completato il quadro. All'inizio, perché è cambiata la nostra scaletta, non ho avuto modo di dirvi come sarebbe proceduta il nostro breve incontro che volge ormai quasi al termine, però adesso abbiamo ancora un intervento di Francesco Posteraro che parlerà con noi dell'aspetto normativo e poi avremo un intervento, diciamo così, dal pubblico, perché vedo che il senatore Francesco Verducci ci ha raggiunto. Però stiamo in qualche modo incanalando, potenziando il messaggio verso una direzione che è sempre più riguarda come normare, come diciamo così, armarci contro fenomeni di questo genere e come inquadrare, diciamo così, il problema che prima o poi porterà a richiedere, se non delle leggi, comunque l'esercizio di quelle esistenze lavorando meglio. Quindi come possiamo muoverci in questo senso? La prospettiva dell'Agicom in questo senso e la sua, quali sono? Aspetti, mi consenta, sia pure senza ripetere cose già dette, di fare una breve premessa. L'intelligenza artificiale è un potente fattore di progresso che può determinare effetti benefici in numerosi settori industriali, effetti i quali a loro volta si rifletteranno nel miglioramento delle condizioni di vita. Basta pensare alle possibili applicazioni in campo sanitario o nel settore dei trasporti. Come è stato detto, però, l'intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie, come del resto la stessa rete internet, è uno strumento e come tale è neutrale, può essere impiegata per produrre per finalità appunto positive e benefiche, come può essere impiegata per scopi tutt'altro che commendevoli. Il deepfake, cioè la produzione di video in cui l'immagine e la voce di una persona sono contraffatte in maniera tale da renderli indistinguibili dall'originale, ne è almeno finora l'esempio più inquietante. Io credo che, oltre a quello che abbiamo visto prima del falso Giorgino, forse molti avranno visto il falso Renzi mandato in onda, mi pare, a settembre scorso da Striscia la Notizia. Il deepfake rappresenta quindi un salto di qualità importante in senso negativo rispetto alle stesse fake news, perché mentre delle notizie
Si può dubitare, si può mettere in dubbio la loro attendibilità, si può non aver fiducia nella imparzialità della fonte da cui provengono, e nessuno di noi, nessuno è abituato a dubitare di quello che colpisce direttamente i sensi e massimamente la vista e l'udito, che rappresentano la nostra principale fonte di conoscenza. Non a caso nei giudizi penali la parola dei testimoni oculari, di quelli che hanno visto, vale molto di più della parola di quelli che riferiscono di aver appreso un fatto o una circostanza. Non a caso i primi filosofi proclamavano la superiorità dell'autopsia, in greco letteralmente vedere con i propri occhi, dicevo la superiorità dell'autopsia su tutti gli altri mezzi di acquisizione della conoscenza. E allora, come è stato detto, a causa del deepfake non ci si può fidare più neppure dei propri occhi. Il titolo del convegno organizzato da Francesco Rutelli qualche settimana fa in Anica era proprio questo: non basta più vedere per credere. È stato detto dei possibili usi in molteplici campi, in campo politico, in campo economico, e nella sfera privata, e non solo a fini di revenge porn come già accaduto, ma domani anche per far confessare a taluno un delitto che non ha mai commesso. Quindi lei mi diceva quali sono i mezzi di difesa di fronte a questa odiosa tecnica di manipolazione del reale. I mezzi di difesa devono essere forniti dalla tecnologia per individuare il falso, dal diritto per reprimerlo, e ancor prima dall'educazione digitale. Vorrei ricordare che non a caso Agicom ha organizzato nell'ottobre dello scorso anno un convegno alla Camera dei Deputati nel quale sono stato relatore, il cui titolo era l'uso corretto e responsabile della rete. La tecnologia dovrebbe fornire strumenti in grado di discernere il vero dal falso in tempi celeri e con un sufficiente grado di certezza. Allo Stato sono in corso sperimentazioni di appositi software in alcune università americane, Berkeley, South California, Albany, e soprattutto è interessante quello che si sta cercando di fare alla Cornell University. La Cornell University parte dalla constatazione che, come è stato ricordato, occorre per realizzare un deepfake ci vuole un certo numero di fotografie della persona la cui immagine si vuole falsificare. Ebbene, nella realtà tutti noi sbattiamo le ciglia, chiudiamo gli occhi in uno spazio compreso tra i 2 e i 10 secondi. E però nessuno si fa fotografare con gli occhi chiusi. Quindi le fotografie di cui si dispone non sono fotografie con gli occhi chiusi. Quindi il metodo che sta seguendo questa università è quello di dire: quando vedete che la persona non chiude mai, non sbatte mai le ciglia, probabilmente si tratta di un deepfake. È chiaro che sono tentativi, ed è chiaro che come evolve la tecnologia anti-deepfake, parallelamente evolverà quella che li produce, e rischia di essere una rincorsa continua, come in ambito sportivo quella tra il doping e l'antidoping, e forse non avremo mai risposte sicure, per cui non resterà da questo punto di vista che dare valore decisivo alle denunce dei soggetti danneggiati e alle verifiche che saranno ordinate dalle autorità destinatarie delle denunce. Il diritto, lo ricordava prima la dottoressa Ciardi, il diritto al momento non offre una tutela dal deepfake in quanto tale. In campo penalistico la tutela scatta solo se viene leso un bene della vita che è già oggetto di tutela, già protetto dall'ordinamento, ad esempio la reputazione, allora c'è l'articolo 595 del codice penale. In campo civilistico ci sarebbe la norma dell'articolo 10 del codice civile che punisce l'abuso dell'immagine altrui. Però è una fattispecie, è una norma creata per altri scopi, per altre fattispecie, e quindi di non immediata e non facile applicazione al deepfake. Forse può essere più pertinente l'aggancio alla nozione del diritto all'identità personale, intesa come una formula sintetica che contraddistingue il soggetto nella molteplicità delle sue manifestazioni. È una nozione che è stata elaborata dalla giurisprudenza. Il punto di partenza più significativo è una sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione del 1985 che riguardava il professor Umberto Veronesi.
Il professor Veronesi in una intervista aveva dichiarato su domanda che alcune sigarette facevano meno danno di altre. Ebbene, una fabbrica di sigarette austriache, la Tabakwerke, aveva lanciato una pubblicità dicendo: il professor Veronesi ha detto che queste sigarette riducono il rischio di tumore al polmone, che non è esattamente la stessa cosa. Il professor Veronesi ha fatto valere vittoriosamente in giudizio questo diritto alla tutela dell'identità personale. Poi è arrivata anche, c'è stato questo filone giurisprudenziale, si è sviluppato, c'è stata anche una sentenza, più di una sentenza della Corte Costituzionale, la prima è la numero 13 del 1994, però manca una base normativa espressa e quindi incontrovertibile. Infatti questo stesso indirizzo del quale vi parlavo è stato contrastato, da parte della dottrina che eccepisce, attenzione, voi la fonte di questo diritto all'identità personale lo trovate nell'articolo 2 della Costituzione, che parla dei diritti inviolabili dell'uomo, però nella Costituzione non si parla di un diritto alla verità, e se, attenzione, la dilatazione di questa della portata normativa dell'articolo 2 rischia di nuocere ad altri diritti, il diritto di satira, il diritto di cronaca, in generale il diritto di manifestazione del pensiero di quell'articolo 21. È necessario quindi colmare questa lacuna e qui come altrove adeguare la legislazione al progresso tecnologico. Innanzitutto mi fa piacere che lo abbia ricordato prima la Presidente Casellati, innanzitutto nei confronti delle piattaforme. Le piattaforme devono essere sottoposte a responsabilità editoriale per la grande influenza che hanno sulle scelte e sugli orientamenti del pubblico in tutti i campi, per il fatto che si avvantaggiano sia del traffico generato sulla rete, e quindi devono rispondere di questo. Il contrappeso di questo vantaggio deve essere la responsabilità. Ma per quello che specificamente riguarda il nostro appuntamento di stasera, adeguare la legislazione al progresso tecnologico significa vietare il deepfake in quanto tale, vietare il deepfake in sé per sé, vietare la diffusione in rete dell'immagine o della voce di una persona contraffatta in maniera tale da renderla indistinguibile dall'originale, a meno che si intende questo non avvenga per fini di satira, che debba essere però chiaramente riconoscibile come tale. Qual è la soluzione che io vedo forse più adeguata? Una norma penale, la introduzione di un reato perseguibile, un reato doloso perseguibile a querela di parte. Perché perseguibile a querela di parte? Perché nella mia visione la norma penale deve avere soprattutto una funzione di deterrenza. In realtà, essendo perseguibile a querela, il soggetto troverà più agevole la strada dell'azione civile, far valere, chiedere il risarcimento dei danni in sede civile, col duplice vantaggio di avere la tutela, avere, ripeto, la deterrenza della tutela penale, non essere costretto a provare il dolo e poter ricorrere agli strumenti come l'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, che consente di avere dei provvedimenti di urgenza per far cessare la condotta. Sì, detto questo, prego. Non è detto però che i tempi del procedimento giudiziario, per quanto brevi, possano essere compatibili con la rapidità con la quale le informazioni si diffondono sul web. Mi chiedo quindi se non sia pensabile ricorrere anche a uno strumenti più agili, a una tutela di carattere amministrativo, naturalmente con le cautele necessarie per evitare compressioni di diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Da questo punto di vista il regolamento AGICOM per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettroniche può forse essere un termine di raffronto utile, trattandosi di uno strumento che coniuga snellezza e partecipazione procedimentale, che è come dire efficienza e garanzia, che sono i due poli entro quali deve muoversi sempre l'azione di ogni pubblico potere. Ma ricordandoci che in questo caso garanzia non è solo la garanzia dei diritti di difesa delle persone convenute in giudizio, ma è anche garanzia dei diritti sostanziali delle persone rese dei deepfake e dei diritti di tutti noi cittadini in quanto fruitori di informazione sul web. Ricordando, e ho concluso, che quella che circola sul web non è informazione in senso proprio,
perché manca il filtro di un professionista dell'informazione, perché manca responsabilità, perché manca trasparenza. Non è informazione, è solo comunicazione. Manca tutto questo, cioè manca quel complesso di regole che deve esserci in ogni ambito nel quale si esercita l'attività umana. Grazie. Bene, siamo quasi alla fine, io so che la sala deve essere liberata in breve tempo. Quest'ultima suggestione, tra l'altro, è potentissima. Proteggere noi stessi dalle fake news e dal deepfake in particolare, in questo caso è un compito che ci chiama tutti e che ci riguarda tutti, perché salvaguardare l'informazione significa salvaguardare lo Stato, la democrazia stessa e i suoi processi. Allora, io innanzitutto ricordo che ci sono stati diversi senatori qui che ci hanno seguito, alcuni se ne sono dovuti andare, altri sono rimasti, qualcuno è riuscito a raggiungerci nonostante ci sia stata una giornata, diciamo così, di lavoro importante. E con noi c'è Francesco Verducci, che è senatore, vicepresidente della settima commissione permanente istruzione pubblica e beni culturali, che io invito un attimo a intervenire e a darci una prospettiva anche sulla base di quello che ha avuto la possibilità di sentire e di ascoltare fino adesso. La prego di utilizzare il podio. Abbiamo Se poi qualcuno volesse aggiungere qualche cosa, noi saremmo molto lieti di ascoltarvi. Abbiamo anche un microfono nel caso, anche se abbiamo tempi stretti. Prego. Ma intanto grazie per questo convegno, per l'invito, per l'opportunità di prendere la parola, grazie al Presidente Rutelli che promuove questa serie di iniziative, grazie a relatori così autorevoli e brillanti. Ma intanto il primo merito di questo ciclo di conferenze sul deepfake è cercare di aggredire una mancanza, il fatto che di questo fenomeno si parli ancora troppo poco e ci sia invece bisogno di una grande consapevolezza, di una presa di coscienza. Veniva detto molto giustamente come questa battaglia per sconfiggere questo fenomeno che si presenta, come spesso accade nella rete, come un fenomeno giocoso, di intrattenimento, e che invece poi è simbolo molto più di altri fenomeni oscuri, che pure si annidano nella rete, di qualcosa di deleterio, di violento, di prevaricatore. Non si conosce abbastanza e abbiamo bisogno di una grande battaglia culturale, innanzitutto per sconfiggerlo, perché è vero, noi poi avremo bisogno, e lo dirò in conclusione, di deterrenza, di regole, di strumenti anche coercitivi, ma innanzitutto questa, quella che riguarda la rete, è una grande battaglia culturale. Perché internet, certamente in un paese come il nostro, tra l'altro, dove tutti noi, soprattutto il mio campo politico, io appartengo al centro-sinistra, al Partito Democratico, noi abbiamo avuto una visione iniziale nei confronti della rete che era esclusivamente entusiastica. Ma ad esempio Giorgino, riflettevo mentre egli citava alcuni autorevolissimi studiosi, essi stessi hanno avuto inizialmente una lettura esclusivamente entusiastica della rete. Siamo adesso invece a fare i conti con dei contraccolpi enormi e con un enorme ritardo, perché quella lettura così entusiastica ha fatto sì che la politica maturasse un ritardo, una mancanza di intervento che invece è decisivo. Del resto, e cerco di essere brevissimo, poi Alessio tu fammi cenno, del resto siamo in presenza qui non solo di strumenti che cambiano il nostro modo di pensare, la rete, ma non solo una rivoluzione comunicativa, ma mai come in questo caso, sempre così, ma mai come in questo caso questa rivoluzione comunicativa, in virtù di una incessante rivoluzione tecnologica, è innanzitutto una grande rivoluzione capitalistica e quindi del modo di pensare e di consumare, in cui ognuno di noi gratuitamente
fornisce il proprio tempo incessantemente H24 a però delle società, i cosiddetti over the top, che lo utilizzano per fare profitto, perché noi attraverso l'ingaggio emotivo della rete, quindi un ingaggio piacevole, altrimenti non lo utilizzeremmo, forniamo informazioni su di noi. Queste informazioni vengono trasformate nei cosiddetti big data, che vengono utilizzati a livello commerciale innanzitutto e poi a livello politico. Devo chiudere? No, stiamo andando a chiudere, poi non so se sì. Ci sia qualcun altro. Dico che vuole dire le parole, però le volevo chiedere una cosa. Io so che il suo campo però di interesse è interessante anche per noi, cioè come questo può andare a impattare la rete e la politica, cioè il rapporto sì. Che la rete ha alla politica. Due parole su questo e poi sì, magari sì, infatti chiudiamo. Lo stavo per dire. Tutto questo, cioè il fatto che oggi vince chi possiede i dati, porta a delle enormi distorsioni. Noi abbiamo la vicenda dei manipolatori occulti, è una vicenda che stiamo cominciando a scoprire solamente adesso, la vicenda di Cambridge Analytica, ad esempio, ma come noi viviamo adesso le campagne elettorali e quindi le battaglie politiche, soprattutto come battaglie tra software, tra tecnologie, tra fisici più che tra politici, cioè tra chi è in grado di sviluppare l'algoritmo maggiormente performante. Questo può avvenire in maniera virtuosa e quindi in maniera trasparente e lineare. Io riesco a profilare un certo numero di utenti in maniera corretta, ecco, non in maniera truffaldina, e propongo loro un'offerta politica, valoriale, se non primordialmente commerciale. Ma spesso però avviene invece in maniera falsa, perché non c'è più un ingaggio lineare, trasparente, ma invece c'è un ingaggio occulto che si nutre di false notizie. E noi sappiamo che questo è storia. Non stiamo parlando di leggende, noi sappiamo che le più importanti campagne elettorali recenti nei due paesi che vengono considerati storicamente i pilastri delle nostre democrazie, il Regno Unito di Gran Bretagna in occasione della campagna sulla Brexit, gli Stati Uniti d'America in occasione della campagna che ha visto vittorioso il presidente Trump sulla sua sfidante Hillary Clinton, sono state contrassegnate da una quantità enorme di notizie false. Naturalmente la gran parte di queste notizie non attribuibili immediatamente al candidato vittorioso, nel caso di Trump, ma ad ambienti circostanti che a lui si rifacevano, che hanno attribuito una manipolazione nei confronti, questo è celebre, della candidata Clinton sul fatto che lei fosse coinvolta nella vendita di armi all'ISIS, o addirittura persone autorevoli del suo staff in reti di pedofilia addirittura. Il presidente Trump ha vinto in tre stati, in Pennsylvania, in Michigan e in Wisconsin, per pochissime migliaia di voti. E ci sono, questo è stato certificato da studi, ci sono milioni di persone, centinaia di migliaia di persone che, dissuasi da false notizie, hanno deciso di non ritirare la tessera elettorale perché delusi dalla loro candidata e di non andare a votare. Perché, e mi rifaccio a questo dibattito così brillante e autorevole, in politica, così come nella vita, così come nel marketing, la credibilità e la reputazione sono tutto. E il deepfake, è evidente, è una minaccia profondissima, allora, al discorso pubblico e alla nostra democrazia. È evidente che quel ritardo enorme che noi abbiamo a livello di organismi internazionali e sovranazionali, a livello di Parlamento europeo e di Parlamenti nazionali, sulla regolazione della rete, sulla regolazione da dare agli over the top, a queste agenzie di comunicazione, è un ritardo che va assolutamente colmato, perché
come nei film o nella letteratura distopica che qui è stata citata, purtroppo questa realtà da incubo la viviamo quotidianamente. L'ultima cosa che voglio dire qui, per rispetto dei tempi, perché oggi, come non mai, noi viviamo il tempo visuale. I miei figli, che sono più che adolescenti, molto più di noi, vivono in un contesto, diceva la Presidente Casellati, l'ecosistema in cui viviamo, in cui sono continuamente soggetti a dei video. E i video hanno una potenza rispetto alle nostre capacità sensoriali che è incredibile. E allora o noi prendiamo la misura con tutto questo, perché mentre vedono la televisione, contestualmente vedono una chat sul telefonino, o prendiamo la misura con tutto questo, oppure rischiamo davvero non solo un regresso dei comportamenti, ma un regresso che rischiamo di non recuperare della nostra democrazia, che è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie per il lavoro. Grazie, senatore. Allora, sono le 19:30, siamo in perfetto orario. Io ringrazio i miei ospiti e vi dico che viviamo in un tempo in cui siamo tutti chiamati a fare parte di quella battaglia che serve, se non a far emergere la verità, che è un concetto astratto, a difenderci dalle bugie. Grazie a tutti e buonasera. Potrebbe far molto, deve fare sicuramente molto di più di quello che sta facendo fino ad oggi, e credo che anche il convegno, l'incontro di oggi con Digital Meet serva proprio per far nascere un'attenzione all'interno sia della politica ma anche di media e della società stessa. Io vi ringrazio della vostra presenza e spero che questo convegno abbia dato degli spunti importanti.